nel ciclismo moderno bisogna curare ogni minimo particolare, la qualità di vita è importantissima, l'allenamento, il riposo, più riposi e meglio ti alleni i giorni successivi, quindi questo è un aspetto importante, l'alimentazione, le persone che ti stanno intorno, che tu scegli, che condividono con te la tua quotidianità e le tue corse, le tue, come dire, la tattica di corsa, piuttosto che il commento sulla corsa che ti fa migliorare. I commenti e le critiche a volte sono fondamentali per fare meglio le corse successive. Questo tutto aiuta per fare meglio il proprio lavoro. La mia giornata tipo è molto semplice, è una giornata da una persona normalissima che si divide in due giornate tipo, quella dell'allenamento e quella della gara. Quella dell'allenamento inizia al mattino con la quotidianità che hanno tutti, poi a differenza di una persona che va a lavorare in ufficio o in fabbrica, io vado in bicicletta e quando torno devo chiaramente riposare perché è il modo migliore per riuscire ad allenarsi meglio il giorno successivo. Per quanto riguarda la gara, la giornata è ancora più intensa, nel senso che la corsa, quelle 5-6 ore della giornata centrali dove si corre, ci vuole un'attenzione maniacale a tutto perché non competi con altri atleti e quindi per vincere devi essere il più bravo. Su questo la differenza lo fa la cura di ogni dettaglio. Le luci si spengono alle 22:30.